Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. La scorsa volta siamo finiti per sbaglio in questa battaglia e cerchiamo di cavarcela come possibile. Allora, no, devo per forza selezionare questi, ok? Posso che almeno cambiare l'attrezzatura, vero? Allora, no, aspetta un attimo, chi è che devo prendere? Echeverria ce l'ha, Lopez ce l'ha, Zarraga no, Ruiz no, Alvarado no. Ruiz ce l'aveva l'attrezzatura, scusatemi. Iruenes ce l'ha. Alvarado e Ruiz e Zarraga devo dargliela. Ma a chi la prendo? Ah, gli altri. Alvarado, Ruiz. Ruiz? Ok, ma. No, a chi lo. Sì, ok. E invece chi è che non c'è? Pintado. Ah, Pintado, Quintero e Velasquez. Allora, via. E anche Quintero. Mentre invece devo darla a. Zarraga e Alvarado. Alvarado è il medico che per fortuna ho potenziato lo scorso giro. E Zarraga invece il dottor non l'ho mai utilizzato in battaglia, effettivamente. Ricevuto non ha segnato 25 e lo daremo di nuovo a Velasquez a questo punto. E a chi l'ho tolto a. Vai, pronto. Spero di farcela. Allora, dobbiamo scappare o dobbiamo picchiare? No, elimina tutti, ok. Dove sono? Noi siamo qua, ok, ma loro dove sono? Qua e sono il numero di infiniti. 3, 3, 6, 1, 7, ok. Di cui. Campione, guerriero, amazzone, trappoliere, trappoliere, guerriero, campione. Non hanno medici. Noi uno sì. Allora. Io. Allora, posso solo spostarli. Ok. Al dotto spara. Ok, posso provare a spararli questi? Ok, posso sparare solo in questa zona. Ok. Non ho capito, ho skippato il turno, non volevo skippare il turno. No, non ce l'ho, ricomincio ovviamente. Sarebbe troppo safe scamming. Ah, quelli non si avvicinano, ok, ma tanto. Ok. Oh, direi che vai a stordire questo così almeno non ti fa un tiro d'opportunità sull'altro. Tu vai qua con forza. Questo lo vedi? Penalità per buio, penalità per buio. Avrei lui anche il dotto, non è il fuciliere in realtà. Facciamo il tiro preciso. Ok. Ottimo. Lui cos'è che ha? Allora, concede un alleato due movimenti extra se il doctor è un recluta. 4 su veterano, 6 su sergente.
L'attacco successivo su ogni nemico in questo turno causerà il 10% di danno in più. Riduce il 20% il danno causato da attacchi nemici fino all'inizio del prossimo turno. Ok, ma in questo momento non mi serve nulla di tutto questo. Punto debole esposto, ok. Tu riesci a picchiare questo per caso? Forse no. Tu puoi dargli 2 momenti più. No, avrei potuto usarlo prima. Quel discorso là, ma vabbè. A questo punto vai qua, boh. Tu medico, riesci ad andare a curare lui? Sì. E poi di quanto riesci ad allontanarti? Di ben poco. Aia. Provavano a colpire il dotto, ma aia, l'avevo appena curato Echeverria. Ah no, non era Echeverria. No, stordito però. Cavolo, mi stanno accerchiando di brutto ovunque. Allora, questo ne ha due addosso. Porca miseria, ladra. Questo potrebbe togliergli l'estordimento, ma ho usato l'azione prima. Per cui... Penalità per voi, allora facciamo che quella lo usiamo per ultimo. Tu... Sei stordito? No. Non gli fai che... Spinzarlo per bene, ok. E tu... E non su questo. Ok. Tu riesci per caso a fargli un tirone incredibile? No, 23%. Non vorrei tirare in mezzo al dottore in tutto questo. 30%, non fa niente con un 30%. Facciamo così, che picchio questo e poi se vi fa l'attacco. No, ok. Adesso se vi fa l'attacco vado con l'altro. Allora, questo. Proviamoci, se va benissimo lo tiro giù. E invece, infatti, è andato malissimo. Tu invece hai ancora da agire? Sì. Allora, o meno danni, o più danni al nemico, o riduce il 20% dei danni dei nemici. Rispetto che... va bene. Aia! Adesso mi ci muore quello, vedete? No, ma per poco. Cavolo, riesci ad andare a curarlo?
Sì, però ci rischio la vita. Allora. Ok, l'altro attacca. No, buonissimo, allora. Penalità per buio, porca miseria, allora. Quello non lo riuscivo a tirare giù. Quello 62%, questo 81%. Andiamo sull'81%. Tu vai di qua, tra l'altro. Cavolo, mancato. Ok, così almeno quello non mi attacca, quello è bloccato, questo ha fatto, questo ha fatto, questo ha fatto. Mi sa che me lo ammazzano lo stesso, però. Ci ho provato. Ah, ok, mi ha attaccato l'altro. Che da una parte è buono e da una parte no. Dove vai, caprone? Allora, il medico ce l'ho ancora là, ma tu. Stordiscimi questo. Ok, tu. Vai su questo, sì. No, bloccato. Allora, visto che l'altro è stordito, tu cura questo. Che attacca questo. No, così poco di vita gli è rimasto. Qua ce l'hai di mira, sì. Yes! Cinque per cento, ciao, 26%. No, non volevo cliccare, vabbè. Niente, questo lo sto usando malissimo, dovrei usarlo più come support che non ad attaccare così a caso. Aia! Ma oh, non li beccano mai tutti e due di seguito sto giro? No! Allora no, facciamo. Tu fai che. Ok. Ma tu puoi ancora sparare? No. Proviamo il doppio. Eccala. Ci avrei scommesso. Porca d'una miseria. Ok, niente, due turni sprecati praticamente. Manca la. Cavolo, è caduta Irwenes. Però allora, noi abbiamo modo di salvarla. Se tu vai qua e resuscitala. Facciamo così. Ok, so che fanno meno danno. No, lui quello non può seccarlo, ma questo magari.
Allora, magari sì. Allora, 48% per buio. Se andassi qua. Ottimo. Molto bene. E poi mi sposto, non posso spostarmi di nulla. Me lo secca. Che pelo. E niente, i ruene si muovono a terra. Ci ho provato, io e Isabella. Ci ho provato fortissimo. Ah, quello l'ho già attaccato. 81%. Dai! 81% era. Tu provaci lo stesso. Yeah! Oh, primo colpo che gli è entrato. Dai, porca miseria. Qui se lo seccano. Ok, no, per fortuna no, ma. Aspetta, forse lo ristabilisci. Che gli toglie anche la confusione, sì. Ah, ma non può correre. Vieni qua. Ok. E facciamo che prendiamo meno danno. Cavolo, lui ha messo. Lui può risuscitare Irene? No, non ancora. Allora, tu corri qua dietro intanto. Ci arrivi da lui? No. Ma tu fai che scappare via fortissimo, che qua solo ti accoppano male. Ok, non è un problema. Allora, tiriamo su Iruenes per la seconda volta. Ok. Moderata frattura, ha perso 2 di equipaggiamento, però dai, poteva andare peggio. Allora, malgrado la scarsa preparazione, l'inferiorità numerica riesce a tenere testa agli indigeni, uscendo vittorioso dallo scontro. Poco dopo che l'ultimo guerriero indigeno si accascia a terra con un gemito di dolore, il resto delle tue truppe comincia a rientrare nell'accampamento, sconvolti alla vista del contorcersi dei corpi dei tuoi nemici abbattuti. Risecco. I tuoi uomini finiscono il nemico 1-1, non posseggono grandi averi, ma è pur sempre qualcosa. Una volta compiuta l'impresa, ordini ai tuoi seguaci di disfarsi dei cadaveri, lanciandoli in un burrone nei paraggi. Realizzato tale incarico, la tua gente comincia a radunarsi per la cena.
Ok, e niente, direi che a questo punto ci conviene salvare qua. Siamo messi un po' malino perché... Ah, facciamo che... Cosa conviene accamparsi? 510, quindi posso far salire anche quelli superpower. No, quanto ci va? 600, ok. E nulla, ridiamo l'equipaggiamento quelli giusti? Che dite? Posso farlo anche off camera, dite? Effettivamente, come darvi torto. Quindi, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.